Un bassorilievo in pietra arenaria raffigurante una Madonna con bambino è in stato di completo abbandono a Saltara. Questa, diciamo, questa Madonnina, questa lauretana, fa parte, diciamo, di quelle Madonnine col bambino realizzate da artigiani scalpellini di Sant'Ippolito, diciamo nei secoli 1600-1700 fino al 1800, tant'è che ce n'è una serie in qualche casa, in qualche nicchia, in case di campagna, anche nei paesi, che sono tenute bene. Questa invece è tenuta in modo proprio brutto. Nel 2016 avevo fatto una segnalazione, sembrava che il sindaco di Sant'Ippolito, avendo intenzione di aprire un museo appunto di queste sculture, degli scalpellini di Sant'Ippolito, magari l'intenzione era quella di poterla mettere lì, poi invece per diversi motivi, a iniziare dalla sovrintendenza, la curia che doveva comunque sia rendere conto della sovrintendenza, alla fine comunque sia questo museo comunque non è stato realizzato, per cui è saltato il tutto. Però si trova comunque tuttora in condizioni fatiscenti, cioè praticamente la stessa situazione che ho riscontrato nel 2016. Ed è una Madonnina, comunque questa è importante anche perché riporta una scritta dove sembra che indichi praticamente il mese di ottobre. E proprio il 7, tra l'altro, di ottobre è la festa della Madonnina del Rosario. Ne fa da cornice un tubo di scarico e si trova in condizioni di completo abbandono. La casa dei preti della diocesi di Fano, però qui è stato affittato e adesso insomma è abbandonato in poche parole, e non saprei a chi rivolgermi, perché una sistematina bisognerebbe darla questa. Purtroppo io non so cosa dirle, ecco. Ma le sembra giusto che sia così abbandonata una Madonnina? Assolutamente no, non è giusto per niente, ma purtroppo uno non si danno da fare, è un paese carino tutto quanto, però ognuno fa gli affari suoi e non gli frega niente a nessuno. Mi dispiace, purtroppo si dovrebbe fare tante cose, però non le fanno.